Ancora con il sindaco di Genova Marco Doria, ancora per rispondere alle domande dei genovesi che scrivono alla mail sindaco@primocanale.it, lo potete fare naturalmente per rivolgere le domande al primo cittadino. Caro signor sindaco, scrive Serena Rossi, da quasi 4 mesi la scalinata che porta da via Donghi a via Marsano verso l'ospedale è chiusa e non si hanno notizie sull'apertura. Il fatto sta creando disagi ai residenti e persone che si recano al San Martino. Come pensa di intervenire il Comune? Il comune è intervenuto nel seguente modo. C'era stata, come è stato ricordato dalla domanda, una segnalazione di privati che riguardava il problema di pubbliche incolumità, perché segnalavano uno stato di pericolosità di un muro laterale della scalinata che appartiene all'ospedale di San Martino. Allora, per ragioni di pubblica incolumità, per evitare che delle persone si facessero male, il Comune ha provveduto alla chiusura della scalinata. I lavori spettano all'ospedale di San Martino, che ha attivato le procedure necessarie per l'attivazione del cantiere, e i lavori dovrebbero terminare a carico dell'ospedale entro il mese di settembre. Al termine dei lavori che mettono in sicurezza la scalinata, il Comune ovviamente la riapre immediatamente. Anche in questo caso c'è di nuovo un problema che si evidenzia. Il fatto che ci sono in tutte queste vicende spesso in azione dei soggetti diversi. Il comune, che nel caso specifico aveva il problema della pubblica incolumità, non aveva il problema di fare i lavori su un muro che è di pertinenza e di proprietà dell'ospedale di San Martino. Che li dovrebbe fare? E sarà nostra cura a questo punto di Fare sollecitare pressione. l'ASL perché siano rispettati questi tempi in modo che il disagio dei cittadini termini. Gentile sindaco, sono un residente della Val Polcevera rimasto indignato per la vicenda del campo nomadi di Bolzaneto, i cui ospiti non pagano le utenze da anni. Dopo lo scoppio del caso, cosa ha fatto il Comune di Genova e come intende muoversi per il futuro? Andrea Pastorino. Certo, anche qua do ragione all'ascoltatore. L'amministrazione si è mossa. Adesso stiamo definendo un regolamento certo che possa stabilire i canoni e individui poi con precisione, perché anche questa è una questione da risolvere con precisione, i titolari all'interno del campo delle utenze, nel senso che noi abbiamo la necessità, e lo vogliamo fare col municipio, i tecnici e la polizia municipale, di monitorare anche la frequentazione di questi Certo, tra l'altro campi. lo ricordiamo, proprio noi, andando a fare un servizio in quel campo nomadi, era stata una delle ospiti di quel campo nomadi a dire: ma veramente noi non paghiamo le utenze Certo, da anni, no. era stata una cosa anche un po'. La regola che va introdotta è che ci sono dei diritti e dei doveri per tutti. Il concetto è quello dei diritti e dei doveri per tutti. Nei campi nomadi, nei quartieri, da Castelletto a Volte, dovunque. Certo. Diritti e doveri dei cittadini. Ecco, lo sforzo che però noi facciamo, e comunque è stato fatto, è anche quello di controllare le condizioni di vivibilità di luoghi dove stanno comunque delle persone che sono oggettivamente in condizioni di disagio. Cioè, uno degli obiettivi che l'amministrazione si pone, ne abbiamo parlato ad esempio l'altro ieri negli uffici del Comune con tanti nostri funzionari in un incontro col ministro Chieng dell'integrazione, è quello di dare dignità alla vita di persone che vivono da decenni nella nostra città, facendo andare i bambini a scuola. Ovviamente nel rispetto delle Sì, regole, una parte di diritti diritti e e doveri. doveri, Per quello che diritti riguarda le utenze, quindi ancora non è stato risolto, e doveri. oppure No, sì, ancora. si deve risolvere attribuendo, e lo facciamo in questi tempi, contabilizzando i consumi e chiedendo il pagamento dei relativi Sugli canoni. arretrati non c'è niente da Sugli fare? arretrati il problema diventa complesso e ci stiamo lavorando, perché si tratta di capire a chi
attribuire, a chi attribuire l'onere del pagamento. Quindi essendo... diciamo io riterrei un grande risultato quello di portare in assoluta trasparenza la situazione da oggi in avanti. Era un caso che riguardava solo Bolzaneto o facendo verifiche anche negli altri campi la situazione? Quello che è stato portato alla mia attenzione è Bolzaneto, però la nostra attenzione è su tutti i campi, per cui il sistema delle regole trasparenti, dei diritti e doveri vale per tutti. Se la sente di prendere un impegno in termini di tempi, quando potremmo dire ai cittadini su questa vicenda che ha creato molto sconcerto, è inutile nasconderlo, entro questo periodo, lasso di tempo, metteremo in chiaro definitivamente questa vicenda? Ci lavoriamo, quello che mi sento di impegnarmi, su cui mi sento sempre di impegnarmi è sul fatto che l'amministrazione lavori, sui tempi poi si vedranno, i cittadini giudicheranno. Grazie. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo per altri temi di attualità, le chiedo un giudizio sulla vicenda Carige, che ieri è arrivata a una prima risoluzione dopo le ispezioni della Banca d'Italia, un verbale che ha fatto tanto discutere, e la scelta di Casper Barco ora invece come Presidente. Ma io ho rilasciato una dichiarazione che dovrebbe essere pubblicata dall'ANSA e diffusa dall'ANSA poco fa, in cui dicevo... Punto primo, cosa era necessario fare? Era necessario dare che si desse immediatamente un segnale, la fondazione come azionista principale della banca doveva farlo, un segnale di essere capaci di procedere in tempi rapidi alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Quindi è stato fatto bene, secondo lei, non fare un ulteriore rinvio? Sì, non potevamo, cioè il rinvio in questo momento è sbagliato, perché erano necessarie assunzioni di responsabilità molto rapide, nel senso che la Banca d'Italia, ricordo, la Banca d'Italia ha fatto una serie di verifiche, ha rilevato delle criticità, così hanno riportato gli organi di informazione, e così e di questo sono perfettamente a conoscenza gli amministratori della banca e i responsabili della fondazione, delle criticità che devono essere affrontate subito, senza rinvii, e un consiglio di amministrazione legittimato. Ieri c'è stata l'indicazione di nominativi da parte di vari soggetti, la fondazione, ma ho letto anche i soggetti privati, deve prendere pieno possesso delle sue funzioni nella prossima assemblea e deve muoversi, anche qua guardiamo alla prospettiva, dicendo che Banca Carige è un fondamentale patrimonio della città e della regione. È una banca del territorio, deve continuare a essere una banca del territorio, radicata nel territorio, che risponde alle domande del territorio, del tessuto economico. Ad esempio la presenza dell'ingegner Zampini tra le persone indicate, che è un manager, un uomo di impresa, e rappresentante anche di associazione Confindustria, ad esempio è una persona che garantisce attenzione, un'attenzione equilibrata e saggia al mondo delle imprese. Questo doveva essere fatto subito. Quindi è soddisfatto delle decisioni che sono state assunte ieri? Io sono soddisfatto, ritengo che le decisioni assunte siano state necessarie. Okay. Necessarie. Io sono soddisfatto nel momento in cui leggeremo tutti, perché questo io mi do da fare per cercare di amministrare con altre persone il Comune di Genova, quindi non entro nel merito dell'amministrazione della banca che compete appunto al prossimo Consiglio di Amministrazione, ma sarò soddisfatto quando la banca avrà risposto positivamente alle richieste della Banca d'Italia e quando la banca avrà dimostrato di saper continuare una storia che è importante, che va valorizzata giustamente, quello dell'essere la banca della nostra città e della nostra regione. Ancora una domanda flash prima di chiudere. Ieri il ministro Cancellieri in visita a Genova ha parlato del carcere di Marassi, il problema del sovraffollamento, anche sull'ipotesi di spostamento si è espressa, ha detto non c'è niente di concreto, forse andrebbe fatto, ma su questo naturalmente serve un progetto anche delle comunità locali, dalla regione al comune.
C'è una strada che si può intraprendere su questo fronte? Ma guardi, io sono stufo e non mi presto, presto al gioco delle ipotesi sulla localizzazione nuova di strutture cittadine, dire dove possiamo mettere il carcere e allora cominciamo a parlare, lo mettiamo qua, lo mettiamo là, senza avere niente, come giustamente diceva il ministro, di certo, perché ci vogliono risorse che per l'edilizia carceraria non è che abbondino, certo. Quindi stiamo parlando, e poi ci vuole la reale possibilità di individuare un sito. Io dico solo una cosa, io sono andato a visitare il carcere di Marassi da sindaco. Ho dialogato con coloro che lavorano nell'amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia dentro il carcere di Marassi, dal direttore del carcere a funzionari, guardie. Ho dialogato con detenuti. Le situazioni sono inumane, scandalose. Come comune ci siamo impegnati e siamo riusciti anche a ripetere una cosa che era già stata fatta anche in precedenza dalla precedente amministrazione, dei percorsi di utilizzazione lavorativa di detenuti per non lasciarli in quelle condizioni tutta la giornata, per farli uscire a lavorare per il bene della città, per manutenzioni di opere pubbliche, dal cimitero di Staglieno a altri tipi di interventi. Su questa strada noi ci muoviamo per dare una risposta concreta alle condizioni dei detenuti, anche dal punto di vista psicologico, dell'impiego del tempo. Quindi non si può lavorare sul trasferimento in questo momento? No, esiste anche un problema, qua lo dico, di sovraffollamento delle carceri e anche di ridefinizione dei tipi di pena. Cioè, c'è stato molto scandalo perché un condannato debba andare ai servizi sociali o ai domiciliari. Quello che appare scandaloso per un condannato eccellente che dovrebbe scontare la sua pena facendo lavoro ai servizi sociali potrebbe invece essere un modello virtuoso da seguire per anche tanti altri. Grazie al sindaco Marco Doria, grazie a voi che ci avete seguiti.